Buonasera ai nostri telespettatori, benvenuti a questa trasmissione speciale che apre la marcia di avvicinamento alla 50ª edizione dei premi Flaiano. Lo fa in una particolare occasione che è quella del 26esimo convegno dedicato ad Ennio Flaiano, in svolgimento proprio nella giornata di oggi e in quella di domani presso il Media Museum di Pescara. Evento che rientra tra i tanti già in preparazione delle serate che poi assegneranno per il 50esimo anno i Pegasi d'Oro ai protagonisti delle arti curate da Ennio Flaiano. Oggi si parlerà soprattutto di lui, naturalmente, attraverso una provocazione al centro dei 2 giorni di convegno, che è quella dei due volti di Flaiano, attraverso due film e due libri che affronteremo anche nelle loro tematiche in questa trasmissione di approfondimento. Io saluto e ringrazio la Presidente della Fondazione Tiboni e dei premi Ennio Flaiano, Carla Tiboni. Buonasera. Buonasera. Avvocato Tiboni è due dei tanti ospiti illustri della 2 giorni di convegno, il regista Andrea Anderman, buonasera. Buonasera a lei e agli Diamo un spettatori. saluto anche a Lucilla Sergiacomo, che è una saggista e Buonasera. scrittrice. Buonasera. Allora, parleremo di libri e di film. Oggi l'evento centrale è la presentazione del film Oceano Canada in una nuova versione curata dalla RAI. Proprio film realizzato da Anderman insieme a Ennio Flaiano, ma facciamo un'introduzione generale con l'avvocato Tiboni per inquadrare il ritorno innanzitutto del convegno di Flaiano all'interno di una cornice speciale che quest'anno vede anche il riconoscimento del Consiglio regionale d'Abruzzo, finalmente direi anche con una legge speciale, e poi degli eventi che si stanno organizzando in vista di questo straordinario appuntamento dei 50 anni. Tiboni. Sì, buonasera. Abbiamo sempre detto che i premi Flaiano erano e dovevano diventare un contenitore di eventi, perché sia la Fondazione sia l'Associazione Flaiano hanno sempre promosso non soltanto lo studio e la conoscenza dell'opera di Ennio Flaiano, ma anche la cultura in generale. Quindi oggi per noi è importante aggiungere un ulteriore numero, se si può dire così impropriamente, il 26esimo convegno per studiare l'opera di questo straordinario intellettuale del Novecento. Abbiamo degli ospiti non soltanto illustri, ma che hanno conosciuto Flaiano e che ci possono parlare di lui e ci aiuteranno anche a conoscere quest'uomo che, per quanto mi riguarda, ha tanti volti, anche nei ricordi e nelle parole che ho ascoltato da chi lo ha conosciuto. E la cosa che però resta di fondo e colpisce è questo suo senso di malinconia che era dovuto purtroppo al problema che aveva la figlia. I premi Flaiano, come ha detto lei, si stanno avvicinando sempre di più alle serate finali del 25 e del 2 luglio, per la 50ª edizione. Sono stati 50 anni intensissimi che hanno conosciuto, ma soprattutto che hanno visto passare sul palco del Flaiano i protagonisti della cultura italiana. E credo che questo sia un aspetto importantissimo dei premi, a cominciare dalle giurie che sono state composte all'inizio da persone che avevano conosciuto Flaiano e che quindi avevano apprezzato l'iniziativa di costituire un premio proprio per ricordarlo. E mi aggancio alle parole che ha detto prima il dottor Anderman, anche diciamo così, togliere quella patina, quell'ombra che forse Fellini aveva un po' troppo steso su di lui. L'uomo Flaiano è un po' al centro sia dei film che dei libri. Per conoscerne risvolti meno noti, anche, come diceva Carla Tiboni, per un po' come dire, smentire certi cliché sulla sua figura.
uno dei suoi aspetti più controversi, anche leggendo tra le pagine di chi lo ha studiato, tra cui proprio la professoressa Sergiacomo, è Anderman, il suo rapporto con la televisione. Bene, questo convegno propone un documento straordinario, molto noto, che è quello di Oceano Canada, il documentario in varie puntate, ma chiamarlo documentario è davvero riduttivo, realizzato da lei con Ennio Flaiano in Canada, che oggi si propone, grazie alla produzione Rai, a un nuovo montaggio, in una versione di lungometraggio. Ecco, intanto iniziamo a parlare, per i telespettatori che non conoscessero, di come nacque quell'operazione allora e di come oggi si presenta anche alla fruizione di ciascuno di noi attraverso la piattaforma di Rai Play. Conobbi Flaiano nei miei 20 anni, conoscevo il suo debole, la sua affezione per il Canada e conoscevo il suo disinteresse, per non dire di più, per la televisione. Gli proposi e gli chiesi perché avesse questo interesse per il Canada che aveva conosciuto in occasione di un progetto che poi non si è realizzato con un regista canadese. Gli disse: allora torniamo in Canada, ma questa volta facendo della televisione. Allora, come adesso, io produco sempre tutto quello poco o molto che faccio, e gli dissi: lo facciamo insieme, ma il linguaggio deve essere televisivo. Il linguaggio televisivo è, per sua fisiologia, la diretta per lo sport, la diretta per la politica, per l'informazione. Allora noi giriamo un taccuino di viaggio, cosa che taccuino era sinonimo in qualche modo di Flaiano, improvvisando giorno per giorno. Così abbiamo costruito, tra il 70 e il 72, quando l'abbiamo completato e girato, 5 puntate che sono attraversate da un fil rouge, che sono le storie di protagonisti di minoranze. Per minoranze erano gli italiani di Toronto, un cowboy nelle montagne rocciose, gli indiani delle foreste e gli esquimesi. Quel racconto, andato in onda nel gennaio del 73, la RAI lo ha sottolineato ritrasmettendo nel gennaio del 23 la versione che nel frattempo io avevo detto: non voglio, non sono interessato a rimandare in onda quello che era. Avevo preso un impegno con Ennio Flaiano, che è morto mentre stavamo completando il montaggio, di fare un racconto cinematografico di una improvvisazione audiovisiva, perché la televisione è audiovisione. Così è nato il lungometraggio, che ringrazio la Presidente e il Premio Flaiano di voler in anteprima, perché oltre sulla RAI da nessun'altra parte ancora è uscito, abbiamo ricevuto già inviti internazionali, è una testimonianza di quello che Renato Minore chiama il testamento di Flaiano. In un ruolo multiplo, fondamentale il suo apporto creativo giorno per giorno, di quel poeta incantato e disincantato che Ennio è stato per me e con me in questa impresa, ed è una testimonianza di un protagonista assoluto, unico nel suo genere, molto internazionale, e per me che vengo dalla Mitteleuropa lo sento molto affine a quel filone culturale del primo Novecento piuttosto che a una letteratura italiana novecentesca. Ci riporti per un attimo con i suoi ricordi su Ennio Flaiano presente sul set, un set che non era quello di un cinema, di una produzione cinematografica, ma di un set della televisione per la sua prima, unica e ultima volta con lei. Lei ha lavorato molto, lo ha detto nell'introdurre il film, sui piani sequenza, su lunghe storie raccontate in presa diretta. Ma la sceneggiatura di Ennio Flaiano per la televisione, come veniva scritta per questo prodotto? Abbiamo improvvisato voce, volto di Flaiano e dei personaggi, e abbiamo raccontato quello che andavamo via via vivendo, avendo fatto vari sopralluoghi. Alcuni dei personaggi, come il cowboy,
uno straordinario, vero cowboy, sembra John Wayne quando si muove nelle sue montagne con i suoi greggi di centinaia, di migliaia sparsi. Il suo ranch era grande come il Lazio, tanto per dare un'idea. Quello che facevamo con Flaiano era delimitare il campo dell'inquadratura e dentro, d'intesa con un operatore che conoscevo bene, andavamo seguendo e abbandonando la presenza di Flaiano nell'inquadratura. E così lui, che aveva fatto anche l'attore, così lui che era, ripeto, un vero grande poeta, capace di dare in cinque parole l'essenza di un'anima, che nel nostro caso era l'essenza del cowboy o dell'indiano o della bambina esquimese. Questo rapporto di Flaiano con il Canada, come nasce? Perché insomma, lui faceva riferimento, lo ha detto lei, anche alla sua origine abruzzese in qualche modo. Quando gli chiesi perché questo particolare affettuoso interesse per il Canada, mi rispose: beh, ma io sono abruzzese, il Canada è come l'Abruzzo, un po' più grande. Però rispetto all'Abruzzo, proprio per queste sue dimensioni, il Canada, che pure ha una nutritissima comunità abruzzese, soprattutto in alcune città, ha una duplice lettura, quella delle grandi città, appunto, che sono metropoli, e quella anche di posti sperduti, dove c'è un abitante in un solo centro. Insomma, ecco, questa dimensione anche, vogliamo dirla, spirituale, della solitudine di Flaiano, lei l'ha saputa leggere, anche farla appropriare allo stesso sceneggiatore mentre giravate? La cosa che credo risulti ed esalta la straordinaria partecipazione di Flaiano è quella che, avendo io intuito una cosa ovvia, cioè è chiaro che la capacità di strutturare un racconto, che è proprio il compito dello sceneggiatore, con Flaiano, improvvisando, serviva la sua forma mentis, la sua forma professionale, per dare corpo al racconto, ripeto, all'anima del personaggio. In quel modo, lavorando poi molto di montaggio, ma non più di tanto, perché io in questa versione nuova, il lungometraggio, non ho tagliato un fotogramma alle sequenze che ho ottenuto. Non ho incluso certi episodi per ragioni di durata. Per esempio, la puntata di Toronto aveva una grossa parte dedicata agli abruzzesi a Toronto. Era un racconto basato su una cerimonia, quindi non si poteva, come tutto il resto, tagliare. Flaiano era capace di sceneggiare, per rispondere alla sua domanda, da poeta, ed è un altro discorso. E a proposito di poeti, ce n'è stato un altro che noi consideriamo tale, pur essendo, diciamo, per la maggior parte di chi lo conosce, soltanto un musicista, che ha fatto incursione sul vostro set. Ci parli del rapporto con Leonard Cohen? Beh, insomma, devo dire che a 20 anni trovarsi con due angeli custodi come Flaiano e Leonard Cohen era difficile sbagliare. Si trattava di restare sensibili a questi apporti straordinari. Di Cohen io conoscevo, non era assolutamente la celebrità mondiale che poi è diventato, era un giovane poeta canadese, e con lui, nelle notti nel sottoscala del mio albergo di Montréal, mi sono fatto raccontare il Canada. Mi suonava il pianoforte delle sue canzoni, che sono dei poemi musicali, e è molto presente, costituisce la struttura portante musicale del film. Da Cohen poi dopo abbiamo visto e abbiamo sentito quei miracoli musicali che lui ha messo in musica partendo da poeta. Così è nato Oceano Canada, con Cohen in Canada e con Flaiano, anima del progetto. Ultima annotazione che rende attuale anche la visione di questo film. Oggi i temi delle minoranze, i temi della immigrazione, della emigrazione, sono al centro di qualunque discussione sul fronte politico, sul fronte culturale. Ecco, cosa insegna questa storia di 50 anni fa, di un italiano che va
a scoprire o a far scoprire e a mostrare al suo paese la vita in una grande realtà come quella canadese, in cui gli italiani in Canada sono i protagonisti principali insieme agli altri di questo lavoro. Il tema delle minoranze, che a lui, che a Flaiano era caro e che per me è fisiologico date le mie origini, era il fil rouge delle nostre 5 puntate. L'indiano delle riserve, il cowboy solo con moglie e 3 figli nelle montagne rocciose, e soprattutto la bambina esquimese di cui 50 anni prima che scoppiasse quello scandalo enorme di abuso che è stato fatto da religioni e da Stato canadese sulle minoranze scoppiasse, noi raccontiamo la storia di una bambina che viene portata via da un elicottero per andare a vivere, purtroppo in molti casi, non nel nostro caso, a morire. E recentemente, 2 anni fa, Papa Francesco è andato in ginocchio a chiedere perdono per quel trattamento riservato alle minoranze. Quindi, profetico come sempre, Flaiano, in forma poetica, abbiamo individuato allora, come adesso, come lei diceva, dei temi molto presenti attualmente a livello mondiale. Grazie. Su RaiPlay, ricordo, potete vedere la versione nuova in lungometraggio di Oceano Canada. Ecco, un'opera, e su questo mi innesto con Lucilla Sergiacomo, che si innesta anche nella summa della produzione di Flaiano, nella summa multimediale di Ennio Flaiano, che Lucilla Sergiacomo, ricordiamo, docente di italiano e lingue classiche nei licei e in corsi universitari, peraltro autrice della storia letteraria italiana I volti della letteratura in 7 volumi, ha tradotto in una nuova versione dell'invito alla lettura di Flaiano, edita da Mursia proprio in occasione dei 50 anni del premio Flaiano e di questa straordinaria opportunità del convegno di Pescara. Professoressa Sergiacomo, ecco, questo aspetto della televisione è ancora poco studiato rispetto a Flaiano. Io parlavo di cliché che poi questo film con Anderman ha contribuito anche un po' a smantellare nella critica di Flaiano? Probabilmente l'apporto che Flaiano ha dato alla televisione, ai programmi televisivi, ecco, il suo essere un autore di programmi per la radio e la televisione, e la parte meno messa in luce della sua opera poliedrica, eterogenea, che disorienta la critica. Ecco, nel mio libro c'è infatti anche una rassegna bibliografica molto ampia che ricostruisce la fortuna critica di Ennio Flaiano, di questo scrittore pescarese che però ha fatto tanti mestieri. Ecco, sulla sua identità ci si è sempre interrogati, ecco, se sia stato più l'uomo dell'immagine o l'uomo della letteratura, della scrittura. Ha usato in effetti la scrittura per la lettura, come fa ogni scrittore con i suoi libri, ma l'ha usata anche per accompagnare e per guidare, come diceva giustamente Anderman, riferendosi a Oceano Canada, l'ha usata per guidare e accompagnare l'immagine che vediamo da lui attuata nei lungometraggi televisivi, in altri documentari, perché ha fatto anche un documentario su paesi tropicali di cui non si parla mai, ecco, non ho trovato neanche io molte notizie, e poi era un'immagine che naturalmente diventa preponderante, accompagnare l'immagine preponderante nella sua grande produzione di sceneggiatore, soggettista e trattatista, autore di trattamenti cinematografici. Quindi ecco la duplicità, i due volti che in questo convegno per il cinquantenario della morte e il cinquantenario dei premi Flaiano viene messa in luce, perché si tratta in effetti di un personaggio
per cui la definizione non può essere univoca, ma solo onnicomprensiva. Anche come scrittore ha praticato tantissimi generi letterari o anche li ha contaminati. Di conseguenza, ecco, dargli un inquadramento anche in un panorama storico letterario nella letteratura italiana è piuttosto arduo, direi quasi impossibile. Infatti nel libro c'è una trattazione dei generi letterari, narrativa e teatro, ma poi c'è una parte per i testi miscellanei, questo nel capitolo delle opere, e invece tutta la produzione degli scritti cinematografici e televisivi, poi è stato un giornalista, viene trattata trasversalmente nel libro, proprio perché si interseca con le sue vicende biografiche e mescola una serie di generi di scrittura. Che sorte ha avuto la fortuna letteraria di Flaiano, al di là di questa clamorosa parentesi da romanziere con Tempio di uccidere, che poi vince Lo Strega, la sua prima edizione? Ecco, la riscoperta invece di tutta l'altra parte degli scritti di Flaiano non è contemporanea alla sua vita, è avvenuta in una fase molto successiva. Riguardo alla sua alla prima parte della sua domanda, va precisato che fino a quando il conoscere Flaiano è stato limitato ai libri editi in vita, che sono soltanto 6, se ne è parlato dal punto di vista, ecco, delle recensioni, della critica letteraria, soltanto in maniera estemporanea e soltanto in ambito giornalistico, quindi sto parlando fino agli inizi degli anni 70, lui è morto nel 72. E se ne è parlato anche in maniera molto riduttiva. Voglio ricordare un esempio che è quello della recensione che Prezzolini fece sul Gioco e il Massacro, una delle ultime prove narrative di Flaiano, la fece sul Borghese, e la recensione definiva Flaiano un scrittore spiritoso che non sapeva dosare il sale e che aveva costruito un testo che era una cascata di motti arguti, di facesi, eccetera. Ecco, rimando a questa definizione di Prezzolini, scrittore spiritoso, con la quale Flaiano se la prese moltissimo, perché Flaiano era anche permaloso, lui diceva: sono permaloso perché sono abruzzese, noi abruzzesi siamo un po' portati a inquietarci se qualcosa non ci va dritta. Ebbene, questa definizione però gli rimase in fondo attaccata per parecchio tempo, durante la sua vita senz'altro. Pensi che Giorgio Bocca lo definì letterato da caffè, perché su di lui pesava questa doppia ipoteca di barzellettiere, battutista, aforista eccellente ed elegante nella società dei caffè, ma anche l'altra ipoteca di essere un letterato che scriveva per il cinema, e questo era molto inquietante per chi... Quindi, come diremmo noi adesso, un'immagine limitata soltanto al cazzeggio. Beh, oddio, non userei proprio questa parola, ma qualche cosa di simile. Non aveva altra fortuna. Giorgio Bocca l'aveva fulminato. Cioè, e la svolta? La svolta quando avvenne? La svolta avvenne quando lui pubblicò le ultime opere, e si tratta di testi dati in scena come La conversazione interrotta e Delle ombre bianche, che insomma a leggerle subito manifestano una profondità di visione e anche una serietà di interpretazione del mondo di quegli anni. Siamo sempre negli anni 70, però sono opere che vengono concepite, questo era un altro suo modo di stendere i libri e anche di farle commedie. Cioè lui le scriveva nel tempo, ne pubblicava a volte dei frammenti, poi le riuniva, per cui quando parliamo, non so, dei racconti Delle ombre bianche, che sono veramente un manifesto satirico della nostra società, non solo italiana, parliamo di testi che vanno dal 50 al 70, alcuni anche inediti, che ispirarono i film di Fellini, c'è molto dei film di Fellini. Ma questo accerchiamento definitorio, piuttosto così riduttivo, di scrittore minore satirico dell'Italia del benessere, come lui scherzosamente si definiva, si concluse quando vennero pubblicati gli inediti, e vennero pubblicati da subito, perché La solitudine del satiro esce nel 73.
tutti questi inediti che ripubblicano ciò che era stato pubblicato ma non esisteva più, ovvero i suoi articoli sul cinema, sul teatro, sul costume, molte sono le raccolte degli scritti giornalistici, e anche fanno uscire opere satiriche che lui in vita non aveva pubblicato, come il Cava Stivale, un viaggio allegorico, fantastico nell'Italia fascista e nel paese dei poveri e delle mille ipotesi. L'Italia era all'epoca per lui il paese dei poveri e delle mille ipotesi, attenzione a queste definizioni. Ecco, anche viene conosciuto il suo sguardo internazionale, che è palesissimo nell'Oceano Canada, ma si manifesta in un Flaiano poco più che ventenne, quando pubblica su Oggi, su Documento, su Cinelandia, su Cine Illustrato, recensioni che sono leggibili peraltro, sul cinema americano degli anni 30, cioè lui durante il fascismo scriveva recensioni per parlare d'altro, ecco, con una implicita opposizione alla retorica fascista, parlava di Ombre Rosse, parlava insomma di John Ford, di John Wayne. Allora, Carla Tiboni, la fase di riscoperta postuma di Flaiano in una dimensione così rilevante dal punto di vista anche della nostra letteratura, ecco, coincide con il progredire del premio Flaiano a Pescara. Le due cose non sono estranee l'una all'altra, mi pare di capire, perché il premio Flaiano ha contribuito, grazie anche a insomma, l'intuizione di Edoardo Tiboni di riportare lo scrittore nella sua città, anche attraverso contributi di persone che hanno vissuto una fase della loro attività artistica e letteraria insieme a Ennio Flaiano. Questo è giusto che vada riconosciuto, mi pare. Sì, credo proprio che sia un po' il minimo comun denominatore dei premi. I premi sono nati sicuramente da questa intuizione di Edoardo Tiboni, che era amico di Ennio Flaiano, quindi diciamo è stato anche un gesto di amicizia oltre che di grandissima stima, per non far dimenticare questo straordinario intellettuale. Però è anche vero che il premio ha preso corpo, si è diciamo, ha acquisito quella sua solidità, perché partecipavano al premio non soltanto coloro che lo avevano conosciuto, avevano lavorato con loro, con lui, faccio un nome per tutti, Suso Cecchi d'Amico, che è stata componente della giuria dei premi Flaiano fino alla fine dei suoi giorni. E quindi queste presenze di persone che avevano lavorato con lui, lo avevano conosciuto, lo stimavano e temevano che l'opera di Flaiano potesse essere dimenticata e non conservata, diciamo che ha spronato i premi Flaiano a incentivare sempre di più non soltanto il cinema, perché c'è un festival di cinema che è molto importante, ma anche a far conoscere e continuare a far conoscere e soprattutto a parlare di Flaiano, senza volerlo sovrapporre all'altro pescarese illustre che è Gabriele D'Annunzio. Diciamo che non c'è questa antitesi tra Flaiano e D'Annunzio, anche perché sono molto diversi. Volevo concludere con Adelman su un tema, su Andrea Adelman su un tema, che è quello di Ennio Flaiano, critico televisivo, critico letterario, nel momento in cui fa televisione e scrive un romanzo. Il suo stato d'animo nel sentirsi giudicato dai suoi colleghi critici, ecco, come lo ha vissuto? Lei ha avuto la percezione immediata di questa... anche di questo lato caratteriale di Flaiano, che l'ha molto caratterizzato lavorandoci insieme. La fortuna di essere fuori dall'Italia per mesi ci ha sollevato da questo tipo di tematica e di problematica. Io con Flaiano ho condiviso una complicità ventenne, quindi cominciava, è stata la prima cosa che ho fatto. E a parte un paio di cose con Sciascia e con Levi, quindi ho sempre avuto questo debole di lavorare con gli scrittori, che è una forza ovviamente. E con Flaiano ho condiviso dei momenti di assoluta intimità e segretezza della sua vita. Ed è una cosa che vorrei ricordare, le sue telefonate a cui ho assistito con sua figlia Lelè,
Lui parlava per minuti, per 10 minuti, per 20 minuti, eravamo nella sua stanza d'albergo e dall'altro capo del mondo c'era sua figlia che taceva. E questo andava avanti per questa durata. Quando la telefonata si chiudeva, mi ricordo una sera in particolare, mi disse: è stata una telefonata meravigliosa. Basta. Grazie. Grazie Andrea Anderman, grazie Lucilla Sergiacomo e Carla Tiboni, che ritroveremo tra poco nella seconda parte della nostra trasmissione. Siamo tornati qui dal Media Museum di Pescara a documentare i lavori del 26esimo Convegno Internazionale di Studi su Ennio Flaiano, iniziativa che è ripresa proprio nel cinquantennale dei premi Flaiano e che è caratterizzata, come abbiamo detto all'inizio, dai due volti di Flaiano, quello cinematografico e quello letterario. Abbiamo parlato con Andrea Anderman di Oceano Canada nella prima parte della trasmissione. Io ricordo che domani, anche per i nostri telespettatori, c'è l'opportunità di poter assistere in mattinata alla proiezione dell'altro audiovisivo su Ennio Flaiano, che è il docufilm Ennio Flaiano straniero in patria, la presenza degli autori Fabrizio Corallo e Valeria Parisi proprio qui al Media Museo. Perché no? Non partecipare a questo importante appuntamento che tende a ricostruire la figura di Ennio Flaiano. Adesso lo faremo però in questa seconda parte un po' più sotto l'aspetto letterario. Insieme a Carla Tiboni ci hanno raggiunto il presidente della giuria di narrativa del premio Flaiano, Renato Minori, ma qui sarà in un'altra veste. Buonasera, benvenuto. E Anna Longoni, che è una delle principali autorità nel senso della conoscenza e degli studi su Ennio Flaiano in Italia, docente dell'Università di Pavia. Buonasera. Buonasera. Carla Tiboni, la narrativa, la letteratura per Ennio Flaiano nell'edizione del cinquantennale dei premi avrà una sua particolarità, perché la serata conclusiva delle premiazioni delle sezioni letterarie della 50esima edizione si svolgerà in anticipo rispetto al consueto galà che resta fissato al 2 di luglio, ma si terrà il 25 giugno, proprio a segnare un rilievo ancor più particolare che quest'anno è sostenuto anche dalla ripresa, per esempio, della sezione poesia del premio Flaiano. Sì, buonasera. Sicuramente si è voluto dare maggiore importanza alla serata di narrativa e questa distanza, chiamiamola così, dalla serata di premiazione del cinema, teatro, televisione e giornalismo con in mezzo il Flaiano Film Festival serve per noi proprio per il motivo che ha detto lei, direttore. Sicuramente la novità di quest'anno è anche il premio Flaiano per la poesia. Abbiamo avuto molte richieste in questo senso, abbiamo istituito anche grazie all'aiuto alla collaborazione del Centro di Poesia di Altri Linguaggi e speriamo, insomma, che sia una prima edizione che soddisfi le richieste. Devo dire che le premesse ci sono perché sono già arrivate, insomma, le opere di 73 autori. Ecco, invece al presidente della giuria di narrativa, poi naturalmente parleremo d'altro, io credo che il vostro lavoro sia già quasi in corso d'opera, perché sono state tantissime anche quest'anno le iscrizioni e anche nella sezione giovani, che è sempre più nota e autorevole a livello nazionale e internazionale del premio. Eh sì, il panorama veramente quest'anno è molto ampio, perché c'è stata una partecipazione credo superiore rispetto agli anni scorsi, e anche nel senso qualitativo, anche se ancora dobbiamo attuare le ultime verifiche, anche nel senso qualitativo si vede come il romanzo, insomma, si presenta in diversi modi e in diversi aspetti, diciamo, e quindi sarà come sempre una specie di sonda, una specie di verifica sull'attuale narrativa italiana, anche perché devo dire che
tutti i libri più importanti della stagione letteraria, quelli di cui si è parlato, eccetera, sono presenti. Noi abbiamo difatti, come dire, un problema anche di stabilire criteri e metodi attraverso cui fare le nostre scelte che tengano presente anche questa quantità di possibilità espressive che questo mucchione di romanzi in qualche maniera rappresenta. Per quello che dice i giovani è vero, le altre sezioni era stato anche un po' difficile, come dire, scegliere, nel senso che si sceglieva quasi subito tra quei 4-5 libri che erano arrivati, quei 3 che dovevano essere premiati. Quest'anno c'è una partecipazione più massiccia, sono una quindicina. E poi vedo, constato una cosa, che cioè rispetto ad altre volte c'è una partecipazione, come dire, di scrittori che hanno in qualche maniera una sorta di allenamento culturale, nel senso che sono spesso dottorandi, sono spesso insegnanti, lavorano nelle scuole di scrittura e quindi, diciamo, come dire, questo, diciamo, è come una sorta di sottofondo da cui nasce questa nuova narrativa. Ecco, da questo punto di vista è molto interessante, devo dire, il panorama che esce fuori da questa quindicina di libri. Beh, davvero un bel segnale questo, insomma, sono tanti giovani che si dedicano alla narrativa, anche un po' insomma, uno dei momenti di freschezza che questo premio vive nel ricordo, perché quest'anno sarà davvero un'edizione particolare dei 50 anni della sua attività. Anni nei quali è stata spesso presente qui a Pescara, lo ha ricordato nell'avviare la sua relazione Anna Longoni, nel sottolineare il rapporto e il ruolo di Edoardo Tibboni nel rilancio di Ennio Flaiano, anche attraverso questo premio, il riportarlo a Pescara. Lei è una delle principali studiose della figura di Flaiano, ha curato sostanzialmente la summa delle opere di Flaiano, che peraltro vengono custodite proprio a Pavia, almeno gli scritti in 2 tomi per i classici Bompiani, fino al recente volume delle opere scelte, edito da Delfi nella collana La nave Argo. Oggi ha tenuto una relazione però poco legata, diciamo, alla produzione letteraria tout court di Flaiano, ma imperniata sul personaggio, sul ruolo di questo intellettuale anche nel rapporto e nella dialettica con un altro intellettuale del suo tempo, Chiaromonte, ma soprattutto un Flaiano alle prese con la società del suo tempo. Ecco, è difficile sintetizzare in poche parole quanto lei ha esposto così brillantemente, insomma, siamo stati tutti un po' incantati nell'ascoltarla, ma viene fuori da questa relazione proprio la difficoltà anche di Ennio Flaiano di sapersi sentire certo, inquadrato, organico a una delle tante squadre in cui gli intellettuali in quegli anni si andavano schierando. È un po' questo il suo essere, poi andremo sul libro di minore, un po' alieno rispetto ai suoi tempi. Sì, Flaiano si è sempre sentito sia come scrittore che come osservatore della società del suo tempo, si è sempre sentito chiamato a stare un passo di lato, quindi lo ha fatto da scrittore, in fondo esordisce con un romanzo, il genere più tradizionale della letteratura, eppure poi lo abbandona e sceglie generi, la forma breve, generi letterari che spesso hanno portato a considerarlo un autore minore, no? Lui stesso aveva previsto che sarebbe stato ricordato come uno scrittore minore. E la stessa cosa succede anche rispetto al rapporto con la società e con la politica. Flaiano è stato spesso accusato di essere un italiano che non si riconosce nei propri concittadini e quindi tiene una posizione con una posizione di distanza, forse persino di disprezzo. In realtà Flaiano rivendica il diritto dovere per un intellettuale di tenersi a quella giusta distanza che permette di osservare con lucidità
ma in realtà sempre con passione il proprio tempo e la società del proprio tempo, cioè tutte le critiche. Il Flaiano satirico è un Flaiano pungente che mette a nudo i vizi della società italiana, ma lo fa sempre con uno sguardo pietoso, nel senso nobile del termine, e con uno sguardo e con una motivazione che è quella di portare davvero la società al cambiamento. E appunto per questo motivo venne anche criticato da alcuni intellettuali dell'epoca, ecco, lei ha fatto riferimento anche al giudizio di Forcella, che insomma lo colpì molto rispetto al fatto di essere contemporaneamente un intellettuale che rinunciava, uno scrittore che rinunciava al sogno, e poi il sogno era in qualche modo Fellini, rappresentato da quel mondo onirico del cinema, contemporaneamente rinunciava, anzi contrastava l'idea di una partecipazione attiva dell'intellettuale. Lei ha citato anche la contrapposizione con i registi impegnati rispetto a Gianni Rondi alla guida del Festival di Venezia. Ecco, Flaiano viveva questo stato di isolamento, ma con chi lo condivideva? Lo condivideva con coloro che con lui scelgono uno sguardo a distanza, pur rimanendo uno sguardo appassionato, e quindi facciamo i nomi di Mario Pannunzio, questo grande amico, grande intellettuale, coetaneo, ma lui diceva comunque il fratello maggiore, vedeva in Pannunzio una straordinaria saggezza. Tentato anche qualche volta di prendere posizioni più esplicite, Flaiano, eppure poi continua a riconoscersi in quell'area che in realtà sarebbe improprio definire un'area forse liberale, ma anche questa definizione in qualche modo lo limiterebbe. Quindi un Longanesi, poi appunto un Pannunzio, un Chiaromonte, osservatori insoddisfatti di quella piega che stava prendendo la politica italiana, per cui alla propaganda del fascismo loro con molto sospetto vedono sostituirsi una nuova propaganda, che è quella da una parte del Partito Comunista e dall'altra quella della Seconda Chiesa legata alla Democrazia Cristiana. Flaiano nel suo tempo, del resto, è il tema portante anche del libro recentemente pubblicato proprio quest'anno da Renato Minori insieme a Francesca Panza, Ennio l'Alieno, i giorni di Flaiano, appunto un intellettuale atipico, ma in questa sua ricerca minore, una nuova ricerca su Flaiano, quella che emerge è la dimensione personale, intima dell'uomo. Ecco, come si unisce alla dimensione comunque dell'intellettuale che è in campo sui giornali, che è in campo nel dibattito quei mesi, di quegli anni, ricordiamo siamo tra gli anni 50 e gli anni 60, arriveremo poi fino al 68, no, scandaglio che lei ha utilizzato proprio nella ricostruzione del suo libro, rispetto alla dimensione intima di Flaiano, quella familiare, quella su cui, ecco, lei ci regala anche delle pagine, dei racconti inediti, perché anche ricostruiti attraverso le persone che gli erano più vicine. Beh sì, a noi è sembrato molto importante raccontare Flaiano attraverso, come una doppia modalità, diciamo così, cioè raccontarlo nel suo volto intimo, nella sua esistenza, nei momenti significativi della sua vita che lo segnano e spesso possono travolgerlo, e poi nello stesso tempo raccontare quella sorta di occhio che di volta in volta, in maniera diversa, lo ha, come dire, fotografato, lo ha visto, lo ha criticato, insomma raccontare anche lui come scrittore, insomma, vedere come da queste due immagini che procedono nel tempo attraverso scansioni precise che sono Flaiano qui nella Pescara degli anni 20, che è un bambino, un ragazzo molto molto infelice, e poi la sua avventura romana, e poi lo strega con tutto quello che ha significato per lui, e poi le varie tappe della sua vita, l'incontro col cinema, la terribile ferita che gli arriva
con il sapere che sua figlia non potrà essere mai una figlia normale, tra virgolette, proprio per la malattia che ha, e poi appunto tutta la sua vita che termina con, tra l'altro, con questo bellissimo documentario, film di Anderman, questo fraiano che gira ed è se stesso in Canada, scopre i luoghi, scopre i tempi, scopre la natura, racconta quelle cose come un vero scrittore, insomma. Ecco, tutto questo in qualche maniera si collega, secondo me, nel delineare la sua figura. La sua figura proprio anche pubblica, la sua reazione ai fatti della vita e della politica, la sua posizione, che è sempre quella un po', tra virgolette, aliena, nel senso che non aderisce né da una parte né dall'altra, ma cerca di stare sempre, come dire, dalle cose che vede, dalle cose su cui pensa, una sorta di verità che gli serve per essere non consolato, ma per andare avanti, insomma, attraverso una serie di piccoli movimenti di pensiero che in realtà poi si rafforzano sempre più in questa condizione anche, secondo me, finale, molto molto fulminante, che nasce appunto dalla lettura di queste sue poesie inedite, La spirale tentativa, in cui, raccontando la tragedia che gli è capitato con la disgrazia della figlia, in realtà esprime se stesso, esprime quella che Lucien Gondlin chiama la sua visione del mondo, insomma, che è una visione, come dire, anche dolorosa, anche tragica, nascosta dietro questa sorta di, a volte, di sarcasmo, di umorismo, di grottesco. Ma tutto questo porta a una sorta di considerare, come dire, la vita come qualcosa in cui il caso timbra fortemente il destino di una persona e lo porta fino in fondo. E questo forse è proprio il segno finale che nel libro è accentuato di quella sua, quello che ho chiamato il suo testamento, nel senso, questi fogli di carta che butta al vento, che poi non è il vento ma sono le acque del Niagara, proprio come, se, così, come segno estremo di qualcosa che va, che può essere raccolto, può essere non raccolto, ma a cui lui affida questo suo ultimo messaggio. Ed è un'immagine veramente indimenticabile. Secondo me in quella immagine c'è davvero tutto fraiano. Ecco, la stessa domanda la farò a lei e a Anna Longoni. Avendo investigato, poi avendo scoperto tante altre cose, magari non erano note nemmeno a lei, tra le amicizie, tra le testimonianze legate alla vita di Ennio Flaiano, per scrivere quella che non è soltanto una biografia, ma quasi un romanzo di questo personaggio, che acquisisce, grazie appunto a queste pagine, la dimensione del personaggio. Quanto è costata questa sua dimensione di alieno poi nella sua fortuna letteraria successiva, nella sua fortuna di notorietà, ma anche di affermazione negli anni successivi anche alla sua morte? Beh, lui era un uomo di successo, nel senso che era al centro dell'attenzione, diciamo così, ma non ma sotto l'aspetto, sotto la valutazione soprattutto dello scrittore brillante, del battutista. Rosetta Flaiano racconta sempre una storia molto significativa che lo fece molto soffrire, cioè in una adunata, in una riunione del Premio Strega, arriva una signora, arrivano lei ed Ennio, e questa signora dice: "Ah, è arrivato Flaiano, ci racconti una flaianata." Capisci? Dico, era quello che lo bollava un pochettino, insomma. E quindi devo dire che questa etichetta, in varie sue articolazioni, insomma, non solo il battutista, ma insomma lo scrittore che fa ridere, anche lo sceneggiatore di film belli e di film brutti, tutto questo, insomma, faticosamente si è come legato alla sua persona, al suo personaggio, e quindi che secondo me lo sforzo che si sta facendo ora, grazie anche
ai lavori di critica, di critici come Anna Longoni e molti altri, insomma, è proprio quello di strappare questa sosta di veste, questa sosta di maschera e far affiorare lentamente quello scrittore che è e che forse Flaiano non sapeva neppure di essere, insomma, non sapeva forse neppure di essere, perché lui ha formato in fondo questo suo rapporto con la scrittura come una forma continua anche di disseminazione e quasi di dissipazione, però avendo nello stesso tempo un concetto molto alto della scrittura letteraria, insomma, quindi c'è questa sorta di doppio senso, insomma, tra il buttarsi via e anche la consapevolezza che in quel buttarsi via si è buttato via qualcosa di importante, di fondamentale. Difatti, voglio dire, lui in fondo, Anna forse mi può correggere se non dico la verità, nel senso in fondo aveva tutti questi libri che sono usciti dopo, li aveva un po' organizzati, insomma. Quindi lui da una parte aveva poca fiducia nel fatto che fosse uno scrittore che potesse restare, però dall'altra parte voleva restare per quello che veramente aveva fatto e anche per quello che non aveva fatto, ma stava lì per fare, insomma. Devo dire che grazie al loro lavoro splendido ci accorgiamo di quello che è stato fatto da lui, insomma, altrimenti in altri casi uno scrittore sarebbe stato perduto. Non so, io penso ad altri casi, che so, Bianciardi per esempio, no? Dico, che non hanno avuto questa straordinaria fortuna di avere delle mani così amorevoli di far nascere uno scrittore che voleva fare lo scrittore, che non voleva fare lo scrittore. Sì, ecco, e appunto io per questo volevo chiedere ad Anna Longoni poi in fondo cosa è successo perché rinascesse Flaiano, che come diceva Minore era uno che aveva fatto un romanzo strepitoso da vincere il primo Strega, poi non ne aveva fatti. Il romanziere non l'aveva fatto più, aveva fatto teatro Marziano a Roma, poi non l'ha fatto più sostanzialmente, e aveva lasciato delle cose così accantonate, scritte, al di là della grande produzione pubblicistica. Poi ecco, quando è che nasce il nuovo Flaiano, quello che noi conosciamo e che adesso ha la dignità di uno scrittore straordinario del secolo scorso? Ma in realtà all'indomani della sua morte gli amici si accorgono subito del moltissimo materiale che Flaiano lascia, e certo grazie soprattutto poi alla cura amorevole di Rosetta Flaiano. Certo le prime edizioni nascono dal primo lavoro su questo materiale, poi la saggezza di Rosetta che decide di raccogliere tutto il materiale, viene a sapere della creazione del Fondo Manoscritti di Autori Moderni e Contemporanei, creata a Pavia da Maria Corti, e quindi la decisione di lasciare in un unico luogo tutto il materiale, quantomeno quello letterario, quello cinematografico e l'epistolario. Sceglie la Biblioteca Cantonale di Lugano, la signora, per proteggere la figlia, rendendosi conto che l'Italia non le avrebbe offerto la possibilità di una cura adeguata, soprattutto pensando anche a quello che sarebbe successo l'indomani della sua morte. La figlia in realtà muore prima di Rosetta, però questa preoccupazione la porta a scegliere la Svizzera, e quindi alla Cantonale di Lugano lascia il materiale cinematografico e l'epistolario. Aver raccolto tutto il materiale in un fondo manoscritti è stata una decisione davvero molto saggia, perché a questo punto la Corte ed io abbiamo iniziato a lavorare a questo materiale e abbiamo potuto dare abbiamo potuto riorganizzare il materiale. Quindi, come spesso succede, prima un'edizione delle opere complessive, poi l'edizione di singole opere. E in effetti ancora oggi, Adelphi è l'editore che pubblica oggi Flaiano, i singoli testi continuano ad arrivare in libreria. E sì, Flaiano è stato un po' costretto dalla vita a quella dissipazione di cui dicevi. Carlo Laurenzi ricordava, no, che ogni tanto lui si ritirava a scrivere e dice si fosse ritirato più spesso, però la vita lo ha portato poi a fare anche altro. Però certo lui sapeva, voleva rimanere con quelle sue pagine, quindi appunto lui è uno scrittore postumo, uno scrittore che abbiamo in fondo scoperto in tanti suoi aspetti. A
Carbacino, sì. No? Esatto, no? Questo piccolo maestro postumo. E se pensiamo al suo libro, che in un certo senso lo rappresenta, no, in tutte le sue facce, Diario degli errori, dove c'è tutto, no? Dall'epigramma al racconto, all'aspetto satirico, all'aspetto drammatico, e quello è un magnifico libro postumo. Lei nella sua relazione ha parlato molto di politica, professoressa Longoni, e peraltro c'è stato un momento in cui io pensavo da osservatore, ma guarda un po', i tempi si ripropongono. Flaiano, ci ricorda il titolo della sua relazione, se lo ricorda a memoria? Perché è importante. Allora, nella prima parte o nella seconda? Del 20%, quello del... Allora, lui diceva, non sono fascista, non sono comunista, non sono democristiano, quindi diciamo che probabilmente sono italiano per il 20%, per il resto non sono italiano. Ecco, quelli erano gli anni della grande contrapposizione. Adesso mi pare che stiamo cominciando a rivivere tempi di grande contrapposizione, insomma, almeno insomma, un po' di tempo a questa parte, insomma, si respira un'aria, se vogliamo, anche del secolo scorso, rispetto che si continua a parlare di fascismo, cioè chi è che accusa di essere fascisti, chi è che accusa di essere comunisti. Insomma, siamo tornati in quei tempi. Ecco, lo spazio degli intellettuali di oggi potrebbe essere coperto da un 20% di alieni, secondo lei? Direi che avremmo un urgente bisogno di intellettuali che riescano a ricoprire quel ruolo. Proprio a proposito dell'accusa, fascisti da una parte e comunisti dall'altra, Flaiano diceva no, nell'uso che si sta facendo oggi, anni 50 e 60, della parola fascista, c'è quella terribile semplificazione della realtà complessa, perché si dà del fascista a chi non la pensa come me. E lo sguardo dell'intellettuale è lo sguardo che invece dovrebbe riuscire a portare alla luce tutte le contraddizioni e quella complessità che oggi stiamo perdendo. Sì, è urgente ritornare alla complessità, e chi altri se non gli intellettuali dovrebbero fare questo? Grazie. Lo attendiamo. Grazie Anna Longoni, grazie a Renato Minori. Io chiudo con Carla Tiboni. Perché appunto questo momento che abbiamo vissuto insieme, che abbiamo documentato anche per i nostri telespettatori, è uno, il principale direi dal punto di vista dello studio su Ennio Flaiano, di quelli che ci accompagneranno al culmine delle celebrazioni per il cinquantennale del premio, con l'assegnazione dei Pegasi d'Oro. Ecco, come si sta preparando anche, oltre che l'organizzazione del premio, anche il mondo delle giurie, il mondo della città, per poter vivere un'edizione che dovrebbe essere indimenticabile, sia pure tra tante difficoltà, quelle che noi abbiamo documentato nelle settimane, nei mesi scorsi, che in parte sono state superate, ma in parte rimangono ancora delle incognite. Insomma, lei si sente tranquilla nell'affrontare questa sfida dei 50 anni? Assolutamente sì, perché i premi Flaiano credo che ormai, come hanno detto anche Minore e la professoressa Longoni, ormai Flaiano ha un'importanza tale nella vita culturale italiana che, nonostante le difficoltà, credo che sarà una bellissima edizione con ospiti nazionali e internazionali, con molti artisti che sono sempre molto contenti, soddisfatti di ricevere il premio Flaiano, quindi questo è il miglior riconoscimento che possiamo avere. Bene, grazie Carla Tiboni. Noi naturalmente saremo, come sempre, nel nostro ruolo di media partner ormai dei premi da diverso tempo, pronti a seguirvi in tutte le fasi di avvicinamento e poi naturalmente con la diretta delle serate conclusive. E grazie ai nostri telespettatori per essere stati con noi. Arrivederci.